Un'interrogazione urgente al Ministro delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio affinché il Governo nazionale si attivi al più presto per fermare la pericolosissima invasione di cavallette che rischiano di danneggiare gravemente tutto il comparto agricolo sardo. L'hanno presentata alla Camera il deputato della Lega Eugenio Zoffili, commissario del partito in Sardegna, e il parlamentare sardo del Carroccio Guido De Martini. Nel documento la Lega ricorda che si tratta di una specie particolarmente invasiva e resistente, tanto che sono già 2.500 gli ettari di terreno, soprattutto nel nord-est, infestati dal parassita. Un allarme lanciato alcune settimane fa dalla Coldiretti Sardegna. Al momento sono circa 20 le aziende che rischiano di essere messe in ginocchio da questo fenomeno in quanto le cavallette, scrive Zoffili, compromettono i pascoli e le provviste di foraggio per l'autunno e gli allevatori si trovano costretti ad acquistare il fieno per l'alimentazione dei propri animali con un danno economico rilevante. I deputati Zoffili e De Martini ricordano al ministro Centinaio, collega di partito, che occorre una soluzione in tempi rapidi da attuare con la consueta concretezza e sinergia tra istituzioni che fin dalla durissima trattativa sul prezzo del latte ha sempre caratterizzato il ministro Centinaio nell'affrontare i problemi sardi. Dalle ipotesi sul tavolo, secondo gli esperti, in questa fase del fenomeno c'è quella di arare i terreni incolti così da evitare la deposizione delle uova e una nuova riproduzione per l'anno prossimo, oppure introdurre insetti antagonisti, anche se le norme europee al riguardo sono particolarmente restrittive e deve essere valutato l'impatto sull'ambiente e sulle altre specie autoctone. Fin dal suo insediamento la Regione, ricorda Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega, ha seguito l'evolversi della situazione in costante contatto con le aziende coinvolte e le associazioni di categoria. Siamo pronti, conclude il Presidente della Commissione Consigliare Autonomia, ad intervenire con ogni strumento e risorsa necessaria per debellare questa, che è una vera e propria piaga.